Gloria a Dio, apriamo la nostra Bibbia nel Libro del Cantico dei Cantici al capitolo 8, leggeremo una parte di un versetto. Gloria a Gesù, alleluia. Vogliamo ringraziare il Signore con tutto il nostro cuore per la sua presenza, per il suo Santo Spirito. Gloria a Dio, alleluia. Libro del Cantico dei Cantici, capitolo 8. Leggeremo la prima parte del versetto 5 che dice così: Chi è colei che sale dal deserto appoggiata all'amico suo? Rilego questo versetto. Chi è colei che sale dal deserto appoggiata all'amico suo? Ti ringraziamo, Dio nostro, Padre nostro, con tutto il nostro cuore per la tua meravigliosa parola, ti chiediamo di parlare ai nostri cuori per mezzo del tuo Santo Spirito in Cristo Gesù che è benedetto in eterno. Amen. Gloria di alleluia. Amen. Il libro del cantico dei cantici è un libro particolare, molto bello, ma anche particolare. Cantico dei cantici. Eh, non so se è riferito ai cantici del, dei salmi, è come dire, questo è il cantico però dei cantici. È eh, anche il più lungo, infatti, come eh, possiamo vedere, diviso in capitoli, e appunto sono otto capitoli, è un, un poema veramente bello che parla dell'amore che c'è tra l'uomo e la donna, l'amore umano. Ed è bello che Dio ha messo questo nella nostra vita. Eh, sono Nel libro del Cantico dei Cantici ci sono... Immagini, riferimenti alla, a quello che è il paesaggio eh, della campagna naturalistico, ci sono dei riferimenti ai giardini, riferimenti ad animali, alla, alla vita, al mondo animale, forse cose che noi oggi non diremmo, vero o no? Noi non so se noi uomini magari useremmo frasi eh, che sono scritti magari nel eh, nel libro del Cantico dei Cantici fino a quando magari dice vabbè, tu sei come un giglio farà le spine è anche una bella eh, frase poetica o oh, qual è il melo tra gli alberi del bosco tale l'amico mio però se già paragoniamo i capelli della nostra amata come le pecore che stanno in una valle eh, in una collina è già questo eh, magari un po' non lo come dire non è proprio una frase utilizz utilizzabile per esprimere i nostri sentimenti proprio eh, giovedì mattina quando ho fatto lezione di musica ai ragazzi di prima media eh, avevo fatto diciamo una promessa a due mie alunne che era prof vogliamo vedere come ci ha detto esaminare i testi dei can delle canzoni ho detto va bene lo farò e, e allora abbiamo messo in esame eh, i, come dire, sotto critica i testi delle canzoni scritte oggi dai giovani Fratelli, non è che non si capisce niente parole che non si dovrebbero usare si inneggia eh, alla droga al sesso, alla ricchezza eh, non c'è veramente espressione di amore di sentimento, cioè, si vedono le immagini della donna e la donna è solo un oggetto di piacere e basta, quindi già traspare ciò che è prostituzione in un certo senso, quella che viene commerciata. Si sono persi tanti valori. Il Cantico dei Cantici ci ricorda che esprimere i sentimenti importanti, ma anche esprimerli in modo decoroso, in, in, con un linguaggio eh, non solo spirituale, ma per la società anche morale. Eh, noi se effettivamente andiamo a vedere testi di canzoni che risalgono forse ai nostri nonni, no, mia nonna era anche mio, già ai miei, ai miei genitori, vediamo che comunque l'uomo si esprimeva facendo delle canzoni con frasi eh, anche di una certa poesia e oggi tutto questo si sta perdendo e non è eh, qualcosa di buono i nostri giovani stanno perdendo la poesia perché probabilmente stanno perdendo i valori perché se tu dai valore a una cosa ti esprimi per, in, con, per quella cosa eh, in un certo modo ma siccome oggi il matrimonio sta perdendo valore e quindi sta perdendo valore l'uomo e la donna, sta perdendo di valore il sentimento puro, l'amore. Non puoi più dire i rapporti si hanno dopo il matrimonio. Ma come? E tutto è venduto, svenduto a poco prezzo e quindi anche le espressioni che oggi... I ragazzi giovani utilizzano attraverso la musica perché la musica è anche un mezzo ovviamente di espressione poetica, sentimentale, oggi è tutto scade in cattive parole, in frasi senza senso. Vi, non vi voglio incuriosire ma non andate a cercarli fate sto foro ma non andate proprio a cercarli se no non è che vi diventano i capelli bianchi vi possono cascare in un attimo lì nella tastiera del computer e tac vi cascano i capelli perché proprio il mondo sta sempre di più scivolando nell'immoralità e quando ancora ancora io ero ragazzo queste cose non potevano essere trasmesse, viste e oggi invece hanno, come dire, questa corsa verso la diffusione ma se vi ricordate l'apostolo paolo parlando appunto di quello che è, sono i peccati forse anche degli ultimi tempi quando dice appunto che dio li ha abbandonati nella loro impurità secondo i desideri dei loro cuori in modo da disonorare tra di loro i loro corpi disonorare i loro corpi perché i corpi Possono essere onorati e possono essere quindi disonorati. Essi hanno mutato la verità in menzogna, la verità l'hanno mutata in menzogna, noi lo stiamo vivendo tutto questo, e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore. Che è benedetto in eterno. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti, le donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. Similmente, anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. Questo è Dio che parla. Questo è Dio che parla, parla della Sua creazione. Perché il libro del Cantico dei Cantici, per quanto si esprima anche con parole forti, intense, non pecca lo scrittore davanti a Dio perché esalta l'opera di Dio, quell'opera di Dio che noi vediamo nella creazione. Lo scrittore e mette passione nello scrivere, sentimento, probabilmente è stata anche musicata, non lo so, essendo un cantico, perché il titolo Cantico dei cantici viene preso eh, dalla prima frase, quindi non è un titolo che è stato messo eh, dal traduttore, è proprio lo scrittore che inizia scrivendo il Cantico dei cantici di Salomone. È lui che lo scrive, probabilmente magari ha voluto anche... Eh, forse qualche parte che fosse musicata. È bello la musica, è bello scrivere dei testi e musicarli per esprimere sentimento, passione. È bello, però, ovviamente, fatto con il giusto decoro, fatto con il giusto discernimento. È fatto secondo la volontà di Dio, mentre il mondo continua sempre di più ad aprire porte, ma perché? Come dice la parola Dio, un abisso chiama un altro abisso. E tutto questo perché? Perché il diavolo combatte in tutto questo. Perché il diavolo combatte contro la creazione di Dio, combatte contro l'uomo e combatte contro la donna che quando Dio ha creato e, e, ha, e ha messo questo giardino e mise l'uomo e la donna, ha visto tutto e ha detto: È come un bel quadro, questo è veramente molto buono. Ciò che Dio ha fatto è molto buono, al diavolo non è piaciuto e quindi ha cominciato a combattere, a combattere. E oggi noi vediamo i risultati di questi combattimenti. Il diavolo combatte le famiglie. La prima cosa dove il diavolo vuole combattere, per esempio, è il matrimonio. Perché? Perché quando Dio ha creato l'uomo e la donna li ha messi in questo giardino che viene chiamato paradiso dell'Eden, l'uomo aveva questa comunione con Dio, gustava la presenza di Dio e Dio gli mise una donna accanto perché l'uomo non trovava comunione, passione, sentimenti. Eh, verso gli animali che stavano attorno a lui e Dio fece una donna e l'uomo quando la vide disse questa è ossa delle mie ossa, carne della mia carne. Dio aveva fatto qualcosa di meraviglioso. Eh, chissà come si sentì, forse eh, se Adamo si potesse sentirlo, esprimersi, dice nel momento che l'ho vista mi ha battuto forte il cuore, vero o no? Come quando noi anche la prima volta abbiamo visto eh, la ragazza che ci piaceva non lo so se la ragazza poi vi ha battuto forte il cuore eh, ridono va bene non facciamo queste domande alle sorelle va bene mia moglie poi me lo dirà a casa <ride> dice oggi batte va bene andiamo avanti su questo non però batteva il cuore forte io mi ricordo ancora quando sono sceso alla stazione di Milano e ho incontrato mia moglie. Io mi ricordo il cuore quanto mi batteva. Va bene, poi vediamo se lei se lo ricorda, me lo dirà a casa. Voi pensate che noi dimentichiamo le cose perché siamo sempre presi come quelli che dimenticano, ma non è così. Io dico sempre che l'uomo è più romantico della donna, perché lo vediamo nella poesia, nella musica, si è sempre espresso, ma è anche giusto che sia così perché l'uomo che deve conquistare la donna non è la donna che deve conquistare l'uomo, è una cosa proprio che è fatta da Dio, voluta anche da Dio così, eh, però non, non mi voglio soffermare su questo e ora noi andiamo anche, a, vediamo anche una cosa molto importante in questo che il, il libro del Cantico dei Cantici che esalta questo amore a 360 gradi come ho detto usando parole passionali piene di sentimento, piene d'amore ma anche di attrazione fisica quindi è un amore che si completa noi vediamo nel libro del Cantico dei Cantici e noi sappiamo che leggendo lo scrittore sta parlando di un sentimento umano noi poi con l'aiuto dello Spirito Santo Applichiamo tutto questo a quello che è anche il rapporto tra noi e Dio, tra noi e Gesù. Perché Gesù ci dice appunto, si esprime la parola di Dio con queste parole, Gesù è il nostro sposo, è meraviglioso questo, e noi siamo la sposa. E di cosa ovviamente si intende? Solo forse i credenti possono capire questo, solo coloro che hanno fatto una reale... Profonda esperienza con Dio, perché quando noi abbiamo chiesto perdono al Signore, Lui è venuto verso di noi, ha soffiato il suo Santo Spirito e ci ha fatto partecipi della Sua natura. Della sua natura divina. Noi abbiamo conosciuto Dio, gloria al Signore. Però, eh, andando alla storia dei nostri eh, padri, dei nostri progenitori, Dio aveva fatto tutto molto buono. Quindi, li mise nel giardino, diede tutto a disposizione. E la cosa meravigliosa è che Dio aveva comunione con l'uomo e la donna. Quindi, Dio, eh, dice sul far della sera, scendeva. Per parlare con l'uomo, per conversare, e l'uomo era benedetto da questa presenza. Poi succede qualcosa dove invece l'uomo eh, si distacca da Dio. Dio gli chiede semplicemente ubbidienza e gliela chiede nella forma di questo albero, è ben visibile all'uomo. Ma vuole provare anche la sua creatura. Vediamo se mi ascolta, vediamo se ha fiducia in me. Sì, sta bene, ma io devo entrare sempre di più in una relazione stretta. Lui deve avere fiducia nella mia parola. Dio ha creato ogni cosa per mezzo della parola, ma altresì per mezzo della sua parola ogni cosa è sostenuta. E anche noi dobbiamo entrare. In questo piano divino, se noi vogliamo che la nostra vita non si eh, consumi, non diventi polvere, non vada in perdizione, noi siamo sostenuti soltanto attraverso la parola di Dio quando noi ubbidiamo alla Sua parola. Però l'uomo davanti a questa prova cede alla tentazione, la donna e l'uomo cedono e, e quindi cadono da uh, questa prova e cadendo vengono tolti dalla presenza di Dio e noi vediamo nella Genesi che Dio eh, scaccerà l'uomo e la donna dal giardino era meraviglioso questo giardino e invece li allontana li scaccia e cosa incontreranno incontreranno spine e rovi in un certo senso incontrano per la prima volta il deserto questo elemento che noi troviamo nel libro del Cantico dei Cantici. Chi è colei che sale dal deserto appoggiata all'amico suo? Sale. Ma per il fatto che noi leggiamo che sale dal deserto, vuol dire che precedentemente c'è scesa nel deserto. E così è stato per l'uomo e per la donna. Dio disse alla donna: Tu partorirai con dolore. Per avere dei figli, per essere madre, tu dovrai partorire con dolore. E io non credo che si riferisca a Dio soltanto al parto, eh, ovviamente sì, ma quello che posso notare anche dal mio lavoro, eh, ma anche nell'essere padre, è che una madre è come se soffre tutti i giorni per la crescita dei propri figli. È come un parto che quasi sembra non finire, tra virgolette, sì, prima o poi bisogna staccarsi dai figli, però eh, quello che posso notare è che tutto il percorso di un bambino, quindi non solo della sua nascita, ma si è madri per la crescita dei propri figli, eh, c'è dolore eh, in tutto questo, c'è sofferenza, c'è fatica. E questo è quello che si è ereditato a causa del peccato e così anche per l'uomo. L'uomo prima poteva uscire. Uscire no, perché non so se c'è una casa nel giardino, comunque poteva camminare nel giardino, stendere la sua mano e prendere del frutto, magari allungare la mano verso la terra e strappare delle verdure, cibarsi della semenza, poter mangiare tranquillamente, invece, Dio gli dirà: no, da adesso in poi tu faticherai. Tu mangerai pane col sudore della tua fronte e molte volte riflettevi in questo perché col sudore della fronte e non delle mani, perché pure le mani sudano, poi in fin dei conti si lavora con le mani, perché il lavoro ci ha portato fatica fisica ma anche una fatica mentale, e molte volte quanto siamo oppressi dal lavoro che è mentale devo fare questo, devo fare quell'altro, non so se vi capita ma credo di sì, come me come tutti che state a letto, vi siete svegliati ma non valsate perché già fate lavorare la mente, non vi state riposando Dice, ho un momento per chiudere gli occhi e pensare, devo fare questo, devo fare quest'altro il lavoro, perché? perché ovviamente se non combatti, se ti fermi vengono fuori spine e rovi e ogni giorno si suda, si fatica. È come scendere nel deserto a causa dei nostri peccati, purtroppo. E poi una cosa che noi vediamo, appunto come ho detto all'inizio, nella nostra società, soprattutto anche quella odierna, ma forse è stato in tutti i tempi, ma oggi si evidenzia molto di più, questo attacco al matrimonio. E a volte anche il nostro matrimonio è come se scendesse nel deserto e molte volte ci sono coppie che vivono come in emidico il proprio matrimonio eh, forse sei stato se è stato abbandonato a, ca eh, a causa del tuo coniuge che ti ha abbandonato eh, forse qualcuno vive un matrimonio dove non c'è dialogo magari si vive dove non c'è più sapore ci si alza la mattina, si esce da casa e non ci si guarda più in faccia, ci si, si torna e ci si chiude in una stanza. Oggi usando elementi eh, di uso quotidiano ci si chiude in una stanza, uno sta con un computer, l'altro sta con lo smartphone, l'altro sta col tablet e non c'è più comunicazione tra coniugi. Tra, con... tra genitori e figli, perché ovviamente anche i figli percepiscono queste tensioni. Io credo che è come scendere nel deserto, e questi deserti, ovviamente, ci parlano di aridità, e ci parlano di arsura. È come qualcuno che cammina nel deserto e a volte davanti vede dei miraggi, come si dire, sembra che c'è acqua ma poi sembra che corri, vuoi, vuoi trovare una soluzione e poi non l'hai trovata. Qualcuno ti ha detto ma no, ma lascia perdere, questa è la soluzione, alla fine non ti sei potuto dissetare in quella soluzione. No, ma fai una cosa... Fatti una bella vacanza e alla fine si è fatto pure una bella vacanza e speso soldi, sei tornata e le cose non sono cambiate e quindi era come vedere un miraggio e così tante altre soluzioni che qualcuno magari. Ti ha indicato nella tua vita, ma è come vedere un miraggio, le cose non cambiano, non c'è più quella passione di un tempo e, e magari, eh, appunto, eh, si perde quel gusto anche della coppia quando si va a dormire uno dalle spalle all'altro e, e, e tutte le sere sono sempre così. E mentre ognuno dalle spalle all'altro la mente, che ovviamente eh, pensa, va avanti un po' fatemi usare questo termine macina il come mai perché e si comincia a dire perché signore mi capita tutto questo e lo diciamo non credo che non vi è mai capitato fratelli io devo parlare così perché poi vedremo appunto come Dio parla ai nostri cuori e non vi preoccupate anche chi ci segue in diretta c'è un meraviglioso bambino e noi molte volte ci voltiamo e la nostra mente pensa. E soprattutto comincia a pensare perché... No, no, signore, no, no, perché no, tu no, mi hai... No. Paolo, poi... Io... Perché sennò no non sento. Non... Aspetta, aspetta, vai dalla mamma, Brandon. Vai dalla mamma, dai. Allora cominciamo a pensare come mai tutto questo, e diciamo... Dio, perché l'hai permesso? Dio, ma non mi potevi aiutare prima? Signore, ma perché? E come mai non siamo soli forse a chiedercelo? Dice, pastore, ma a te ma è mai capitato nella tua vita? Sì, mi è capitato. Io credo che è capitato anche a mia moglie. Capita. Non credo che siamo esenti. Non c'è un uomo, o una donna spirituale che non vivono nel loro matrimonio il deserto. E questo che sta, quello che sta vivendo questa coppia, Adamo ed Eva, scendono nel deserto, vengono allontanati da Dio nel deserto. E da questo momento in poi ci stiamo portando, da quando l'uomo è sulla terra, tutte le conseguenze del peccato. E quando facciamo delle domande e non arrivano le risposte, è veramente difficile, dura. Perché? Perché a volte si sta nel deserto e non si sa. Non arriva nessuna risposta perché il deserto si è soli. Il deserto ci parla di qualcosa che si lega al popolo di Israele. Se vi ricordate, Gesù e eh, Dio fa uscire il popolo di Israele dall'Egitto e lo manda nel deserto. E doveva essere un percorso molto semplice, in fin dei conti, studiando un po' la geografia del Sinai, della penisola, appunto del Sinai, andare giù dall'Egitto al Sinai e risalire ci volevano pochi giorni, mesi, metti pure un anno, proprio andando piano piano, fra bestiame e bambini un anno. Invece ci sono stati 40 anni nel deserto. Perché? Bisogna andare nel deserto. Ora noi siamo nel deserto e pensiamo che non succede nulla, ma pensiamo un po' al popolo di Israele. Nel deserto il popolo di Israele è stato cibato con la manna da Dio. Nel momento che noi siamo nel deserto i nostri pe pensieri si stanno, come dire, eh, ruotano e si fanno delle domande. Tu pensi che sei da solo nel deserto? Però Dio sta comunque provvedendo nel deserto e il popolo di Israele ha trovato la manna, il popolo di Israele ha trovato protezione nel deserto. C'era una nuvola di giorno che non permetteva appunto l'arsura, perché è difficile stare nel deserto, sono momenti difficili. Sicuramente non è che le nuvole nel deserto fanno precipitare le temperature. No. Però comunque una nuvola che copre un po' il sole nel deserto, qualcosa di un po' come dire di freschezza la porta. Sei nel deserto, ma intanto c'è una nuvola, c'è la presenza di Dio che sta camminando con te. È la notte perché le temperature calano, c'è questa colonna di fumo che riscalda, fa anche luce perché nel deserto non ci sono le lampadine. E quindi era protezione per eh, il popolo di Israele. Nel deserto il popolo di Israele riceve istruzione. Ricordiamoci che il popolo di Israele è andato nel Sinai e lì cominciano i primi comandamenti, le prime leggi, perché aveva bisogno il popolo di essere istruito, perché l'unica istruzione che avevano ricevuto veniva dal faraone, veniva dal mondo, veniva dal peccato. E Dio nel deserto ha istruito il suo popolo. Il Signore ha dato guarigione nel deserto. Se vi ricordate è scritto che dei serpenti vennero fuori e mortevano. E Dio disse a Mosè fai un serpente di rame, mettelo su un'antenna, su un palo e chiunque guarderà quel serpente sarà guarito. Il primo antivirus che noi leggiamo nella Bibbia, eh? bello. Il Signore è il nostro antivirus nel deserto. Allora nel deserto non siamo soli, c'è la presenza di Dio. E mentre noi stiamo pensando tutto questo nei nostri anni di deserto, una cosa invece sappiamo dalla parola di Dio: che Gesù è con noi. E se noi siamo arrivati fin qui, non siamo arrivati per la nostra bravura. Siamo arrivati perché Gesù è con noi. È stato difficile il deserto, forse ce ne sarà qualcun altro. Ma comunque sappiamo una cosa, che Gesù è con noi. E poi, come appunto leggiamo, il popolo di Israele, dopo i 40 anni, sale dal deserto e comincerà a conquistare Canaan. Vuol dire che c'era bisogno del deserto. Se tu hai vissuto o stai vivendo un deserto, sappi che quel deserto è importante per la tua vita perché formerà la tua vita. E formerà anche il tuo matrimonio. E poi abbiamo altre figure che parlano di questo ed è nel libro del profeta Osea. Il libro del profeta Osea è, è particolare come libro perché è praticamente la vita coniugale che c'è tra Osea appunto e sua moglie e le cose non vanno bene in questo matrimonio. A un certo punto il profeta Osea è costretto a scacciare, diciamo ad allontanare sua moglie perché sua moglie si sta prostituendo, cioè ha degli amanti e quindi lui sta allontanando sua moglie. E Dio parla al profeta Osea nel deserto della sua vita e Dio si paragona Osea e paragona il popolo di Israele alla moglie di Osea, dicendo appunto il popolo di Israele si prostituisce ad altri dei e quindi io lo devo allontanare e la parola di Dio dice così, appunto io lo condurrò nel deserto, il popolo di Israele lo condurrò nel deserto, però dice così e parlerò al suo cuore, Dio non si arrende, Dio non vuole perdere non vuole perderti e dice io lo condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore di là le darò le sue vigne e la sua valle dacor valle dacor significa la valle dell'afflizione del turbamento perché questa sarà la porta di speranza e là mi risponderà come i giorni della sua gioventù come i giorni che uscì dal paese d'Egitto e poi eh, dopo a qualche versetto successivo dice: E io ti fidanzerò a me per l'eternità. E quindi è un versetto che ci parla di una risalita dal deserto. Certo, prima si scende nel deserto, probabilmente, eh, questa è un'altra delle cause. Come mai oggi mi trovo nel deserto? Probabilmente Dio ti ha dovuto allontanare a causa di qualche peccato che tu sai e che tu devi confessare davanti a Dio. E se ci sono delle cose che ti chiedi nella tua vita perché sono avvenute, tu lo sai. Però questo allontanamento non serve per annientarti, ma serve affinché lì quel deserto per te diventa una porta di speranza. Perché Dio sta parlando alla nostra vita affinché ci possa riprendere e abbracciarci di nuovo e condurci davanti alla sua presenza perché lo vediamo nella natura di Dio perché questo è l'amore di Dio perché quando allontanò Adamo ed Eva non li ha lasciati nel deserto del peccato della schiavitù perché comunque prima di lasciarli ha fatto una promessa che nella progenie della donna sarebbe venuto colui che avrebbe schiacciato il nemico delle anime nostre. E noi per mezzo di Cristo Gesù possiamo risalire dal deserto. Pensate con quali frasi meravigliose Dio si esprime, cioè lo Spirito Santo si esprime attraverso quest'uomo che sta esprimendo ulteriormente dei sentimenti alla propria donna. E immaginiamo quello che Dio fa verso di noi, dice la sua sinistra sia sotto il mio capo e la sua destra mi abbracci. Pensate all'amore che Dio ha, la sua sinistra mi prende per il collo e la sua destra per il fianco che mi abbraccia. Questi sono i gesti che noi facciamo quando vogliamo avvicinare una persona verso di noi è quello che il signore vuole fare vuole nella nostra vita probabilmente fino adesso abbiamo vissuto il deserto probabilmente stai passando delle situazioni matrimoniali veramente difficili dove ti stai facendo tante domande e dici cosa potrà accadere nella mia vita probabilmente tutto andrà a rotoli tutto andrà sempre verso il basso non è così per il Signore questo non è stato stabilito da Dio per il tuo matrimonio ma quello che è stato stabilito è quello che noi leggiamo al versetto 5 dove forse alcuni si chiederanno chi è colei e noi lo sappiamo, pure se non c'è il nome, è l'amata di Salomone, è questa donna che ama Salomone. Chi è colei che sale dal deserto? E noi lo sappiamo che da un punto di vista spirituale chi è colei? È colei che crede, è colui che crede alla parola di Dio, è colui che sale per mezzo della mano del Signore. E tutti potranno vedere questo miracolo. Chi è colei che sale dal deserto appoggiata all'amico suo? Chi è l'amico nostro? È Cristo Gesù, il nostro redentore, il nostro sposo, il creatore del cielo e della terra. Colui che un giorno ci farà risalire dalla morte, colui che ha sconfitto la morte, e ci farà salire in cielo. È Cristo Gesù colui che ha potere sulla morte, sul peccato, colui che anniente il peccato, questo è Gesù. Chi è colei che sale dal deserto? Forse per te non c'era speranza, ma invece Cristo apre una porta di speranza. Chi è colei che sale dal deserto? Questo termine sale... È lo stesso termine che viene utilizzato quando si parla dell'olocausto, del fumo dell'olocausto che saliva davanti alla presenza di Dio. E dice la parola che appunto lo, il fumo dell'olocausto che saliva, quando Dio ne sentiva il profumo, si rallegrava, cioè come se la sua ira si calmava. Ed è bello vedere questa immagine come se Dio stesse vedendo da lontano che c'è questo deserto e noi stiamo risalendo con il suo figlio Cristo Gesù e siamo per lui come questo profumo che viene, che si eleva verso il cielo, cioè Dio si compiace di vedere questo miracolo, Dio si compiace di vedere questa immagine perché Dio si compiace che i nostri matrimoni risalgono. Dio si compiace quando un uomo e una donna si guardano e si amano. Dio si compiace quando un uomo dice alla propria moglie ti amo. E Dio si compiace quando la propria moglie dice al proprio marito ti amo. Ti amo, quando due si abbracciano, Dio si compiace, quando due si baciano, come appunto si esprime il libro appunto il Cantico dei cantici, mi baci e gli dei baci della sua bocca, delle sue carezze. Guardate che Dio si compiace dell'affetto che si scambiano due coniugi, perché questo è stato voluto da Dio nel, nell'Eden, ma Dio si compiace altresì quando noi come persone che eravamo lontane dalla presenza di Dio, che eravamo annientati dal peccato, che eravamo nel deserto lontani da Dio, Dio Padre si compiace quando risaliamo come dal soggiorno dei morti, risaliamo per mezzo di Cristo Gesù. Perché Cristo Gesù ci ha dato sì un matrimonio, ma ci ha dato anche un altro matrimonio, che è quello del cielo perché si parlano di elementi del, che stanno sulla terra, ma sono per un tempo. Dio benedirà il nostro matrimonio, ma ricordiamoci che questo avrà il suo tempo. Poi Dio parla di un altro matrimonio e Gesù lo menziona più volte attraverso delle parabole, se vi ricordate, le parabole delle nozze, che c'è un uomo che prepara, un padrone che prepara un grande convito per il figlio che si deve sposare. E noi sappiamo che questa è figura di Dio Padre che sta preparando il matrimonio per il figlio Cristo Gesù. E questo è un matrimonio particolare e spirituale. E Dio l'ha preparato per ciascuno di noi. E Gesù si esprime dicendo nella parabola beati coloro che saranno invitati alle nozze e si siederanno a mangiare. Io non so se da un punto di vista spirituale il tuo rapporto con Dio per adesso non è come quelli in un giardino dove c'è comunione, ma attualmente stai vivendo un rapporto dove invece tu vivi nel deserto, sei lontano dalla presenza di Dio, ma sappi che c'è questo invito da parte di Dio, dove sta stendendo le sue braccia verso di te per attirarti. Guardate come lui si esprime il Salomone ispirato allo Spirito Santo, proseguendo. Mettimi come un sigillo sul tuo cuore, fratelli. Immaginiamolo sia nel nostro matrimonio ma anche in quello spirituale. Che meraviglioso Gesù. Mettimi come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul tuo braccio, perché l'amore è forte come la morte, la gelosia è dura come il soggiorno dei morti. I suoi ardori sono ardori di fuoco, fiamma potenti, le grandi acque. Non potrebbero spegnere l'amore. I fiumi non potrebbero sommergerlo. Forse tu hai pensato che l'amore non esiste. Forse sei arrivato al punto di dire basta, non c'è amore, non c'è speranza. Invece no, neanche le grandi acque potrebbero sommergere l'amore. E neanche le grandi acque fisiche o spirituali potrebbero Sommergere l'amore che Dio ha riversato per ciascuno di noi quando è morto alla croce, perché alla croce lui è stato frustato, è, è stata messa una corona di spine, il suo sangue è stato sparso. Ma una lancia è stata eh, scoccata verso di lui e lo prese nel, nel costato. Diceva per Dio che da lì uscì acqua e sangue. E noi sappiamo che quella è figura di quel miracolo che Dio fece quando creò la donna dalla costola di Adamo, da quella ferita, dalla sua morte è venuta fuori la sposa di Cristo. Come fanno le grandi acque a sommergere questo amore? Di questo amore Gesù eh, ci vuole prendere, ci attrae, che ha dato la sua vita per noi. Io non so quello che tu stai vivendo, Dio lo sa e lo sai anche tu. Io credo che in questa mattina noi ci vogliamo rivolgere al Signore come porta di speranza. Dio è la nostra speranza. Gesù ha preparato tutto questo. Abbi costanza. Ma in questa mattina chiedi soccorso al Signore. E se vivi la tua vita spirituale lontano da Dio, chiedi a Gesù di metterti in comunione con Dio. Perché a breve, a breve ci sarà un matrimonio nel cielo è stato promesso e scritto nel Libro dell'Apocalisse. A breve ci saranno le nozze dell'agnello, le nozze di Cristo Gesù. Ed è meraviglioso e sarà una grande benedizione, un grande privilegio poter stare davanti alla presenza di Dio. Non rifiutare questo invito. Oggi Dio si sta facendo un invito. Non lo rifiutare, ma fatti prendere. Sapete, ci sono alcuni non so se qualche volta vi è capitato di vederlo o l'avete a volte vissuto c'è chi ti vuole abbracciare poi in questo periodo figure cioè chi ti vuole abbracciare chi ti vuole salutare e c'è una certa rigidità fatemi fare questa battuta Gesù non c'ha il coronavirus fate abbracciare da Gesù il suo sangue purifica il suo sangue guarisce il suo sangue lava il suo sangue rigenera. Gesù viene per mettere pace, gioia. Fatti abbracciare da Gesù. Se in questo momento, per mezzo dello Spirito Santo, vedi questa scena, Gesù che si avvicina a te e ti sta abbracciando. Forse questo è il momento di cadere nelle braccia amorevole di Gesù. Amen. Dio ci benedica. Alziamoci in piedi. Gloria a Dio alleluia. Dedichiamo qualche minuto.